Andiamo immediatamente. Salutiamo il più grande speaker del Friuli Venezia Giulia, Bonolis, il Bonoli grande Bisiacco, Munari, il grande Munari. Sì, Munari. Allora, prima che mi dimentico, fammi salutare sto gioiello. Allora, voglio fare prima di tutto, sentiamo cosa dice Munari per noi. Ascolta adesso un attimo, vediamo cosa dice il Bonolis, Bonoli Bisiacco. Ah, adesso fai attenzione, ti fa una bella pubblicità. Noi lo ascoltiamo. Sul canale La 12, esattamente giovedì 17 marzo alle ore 22. Il canale La 12 si vede qui sul canale del digitale terrestre numero 813. Quindi giovedì 17 alle 22, tutti sintonizzati su La 12 per il 127esimo carnevale monfalconese. Benissimo, grazie, meglio di così. Hai visto? Ah, e poi diciamo anche su canale 6, guardalo qua, guarda che stile, Franco, Franco. Che benessere, guarda. Guarda lì che gambe da calciatore che aveva, no? Gambe da calciatore anche. Bene, allora subito prima che ci dimentichiamo facciamo un bel salutone alla grandissima Teresa. La grande Teresa che ha fatto il compleanno il giorno 17, proprio nel giorno dei 150 anni dell'unità d'Italia, una cosa veramente eccezionale. Poi voglio salutare. Non mica fatto apposta, no? No, però il giorno 17 la signora Teresa non è questa, la signora Teresa. Guarda che gioiello! Questa è da Napoli. Guarda. Sì. E che segno sociale questo? Non so, non gli ho chiesto, però penso che sarà una bilancia, perché hai visto il modello cuore che c'ha ai fianchi, no? Sì, è bilancia. Allora, fammi salutare la signora Marinella della Posta, perché io sai che vado a spedire sempre immediatamente il DVD che deve partire e che deve essere pronto per dopo essere messo in onda, no? La prima roba da fare. Eccolo lì. E poi fammi salutare la signora Lucia de Vicenza. La signora Lucia di Vicenza, c'è una vinita, Franco, la Lucia la potete, è dell'acquario, guarda come che balla, non è lei. Oltre che essere veneta è anche dell'acquario. Lucia, la grande Lucia proprio, hai detto che ci guarderà sicuramente, vedi. Deve avere un archivio tu, per la miseria. Una memoria, no? Devo comunque salutare la grande Lucia, perché la Lucia è piena di schei. Allora, tenela da conto. Bene, allora facciamo questa bella carrellata del pubblico. Intanto salutiamo innanzitutto tutto il pubblico italiano che ci guarda sempre, il Piemonte. Vedi Monfalcone, sì, la Monfalcone, la multietnica, no? Vedi sì. Che roba, guarda la fotografa, pronta per fotografare Franco. Che cannone, guarda come che balla la... Da dove proviene, dici tu, questa ragazzina? Da sud-est asiatico, vedi, sì? Dice, sì, per Baco. Non gli dai la nazionalità, no, eh? Ma no, guarda, perché sono, no? Dicono, sono da tante parti che vengono. Da tante guarda, parti? Sì, veramente. Benissimo, Franco, dai. Ed è anche bella gente, bravi lavoratori. Ecco, esatto, e guarda questa che questa temena di sicuro, guarda con quel martello lassù, guarda, perfino sul terrazzo ballano, guarda che roba. Sì. Tanto che aspettiamo, preparati caro Franco che siamo in partenza e andiamo con la banda di Monfalcone. La banda di Monfalcone, banda civica città di Monfalcone, è aperto proprio il torneo, guarda lì. Eccoli, è aperta, sì. La sfilata del 127esimo. Guarda lì che divise, insomma, quei tempi che corre. Sì, quei tempi che corre. Ormai, se tu sei in galera, oggi devi essere contento. Perché dici, guarda, c'erano tutti. Lì. No, dici, c'erano tutti e io non ci sono. Fai attenzione, se andiamo con lo sposo. Guarda che fortunato il signor Anzoletto. Sior! Sì, con la sposa e notaio Toio Gratterio. Con le comari, anche ho visto. Guarda contento, sì. Lui appena sposato. Guarda lì. Guarda che gioiello. Ma hai visto che gioiello che ha il signor Anzoletto? Non me lo dire. La signora Elisa. Adesso sento. E dove andiamo? Dal grande presidente della Proloco, guarda chi c'è, Ventosa, ascolta. Capitan Ventosa, aspetta, guardalo. Aspetta che lo intervistiamo, aspetta. Comodissimo? Senti, comunque ottimo, hai trovato niente qua a Monfalcone? Niente, oggi tutto bene qua. Tutto regolare, i cancelli, macchine. Tutto regolare. La macchina del notaio, tutto a posto. Siamo in carrozza. Che personaggio, siamo però, in questo, carrozza. No? È un grande, grande. Ciao biondo. Guarda che. Guarda, salutiamo il grande Carlo, presidente della Proloco. La Proloco di Monfalcone, che guarda, è un personaggio che veramente si dedica moltissimo, ma sai, guarda, arrivati deve essere così, caro Blasini, guarda lì, ma guarda che è una cosa, bisogna avere passione e tanta dedizione, impressionante. Perché sì, e devo dire impressionante il personaggio, lui lavora sempre, molto da fare, sì lavora sempre. Andiamo con le brasiliane, sei pronto?
Ma io sì, il brasiliano. Guarda, sei pronto con le brasiliane, Franco? Ma sì, cosa vuoi pronto con le brasiliane? Franco, io sono guarda, qua... tu guarda, non stai... Ma ancora sì, che leggi. Qua con la gola, asciutta, guarda. Va, che roba, va che... E Ipanema tutte... Show, con la situazione culturale, Berimbau di Trieste, guarda lì. Guarda, fantasia, Franco, sono tutte sue. Franco. Tutte sue? Eh sì. Era sue, sì. Che vuoi che ti dico? Non so, Franco. Dì di nuovo da dove vengono queste brasiliane. Ma guarda, sono le brasiliane dell'Ipanema Show con l'associazione culturale Berimbau di Trieste. Guarda che cultura, hai visto che roba? Beh sì. Fa attenzione, dopo li vedremo qui della cultura. Parte, Guarda, guarda come si controlla, vedi i panettoni anche ci sono. Ma questi saranno nel sangue proprio. Sì, vedi la musica nel sangue, caro Franco. Sì. E poi lì non si sta fermi. Anche un po' de Fredin magari. Allora ma neanche io non sto fermo, hai visto come che giro, no, Franco? Vedi che ti trema la mano. Guarda. E vedi che roba, guarda che baci che ti danno, Franco, vedi? Beh, adesso parte tutto, guarda, sono i costumi. Beh, costumi. E poi al carnevale bisogna fare così, bisogna muoversi, senti, qua essere fermi. La massa non deve essere mai statica. Senti, guarda. Un po' di movimento ci vuole. Guarda che costumi, guarda che roba, che lavoro. Fammi salutare il Piemonte, perché abbiamo anche gente del Piemonte, che li vedremo la prossima settimana, cari amici. Piemonte, Lazio, lo vedremo tutto la prossima settimana. Nella seconda parte del carnevale monfalconese, sempre giovedì prossimo. Esatto, no? Questi sono quelli della cultura. Il giorno 24. Franco, questi sono quelli della cultura, che hai detto accompagnati da... Scusa, siamo... Quelli Brasile, siamo tipo. Ma sapete gruppo lì? Ma sì, l'associazione culturale Berimbau di Trieste, guarda. Ecco, bravo. Io ho visto prima, mi sono giocato le gole. Franco, guarda lì, vedi. No, questi, adesso passiamo questi via proprio... velocemente, però questi passiamo via velocemente, Franco. Sì, andiamo avanti. Là ci siamo soffermati un po', no? Vero col Brasile, quello lì. Guarda lì, Franco. Che roba. Beh, ma sì, bisogna. Beh, lì c'era colore, c'era movimento. Sì, guarda, c'è anche i vici. Anche per dire come vivono il carnevale da altre parti. Esatto. Adesso vai immediatamente con il Carro degli Anelli. Ma questo qua, guarda. Allora, Sciacco di Pavoletto, provincia di Udine, la Proloco di Sciacco ha presentato Signore degli Anelli. È inutile presentare anche questo tema, vero? Signore degli Anelli è stato l'oggetto di una saga, e l'abbiamo vista alla televisione molto bene. Sì. C'erano tutti i personaggi, guarda, che raccontavano anche la storia degli Anelli. Sai, gli Anelli sono sette. Benissimo. Che dicevano sette ai principi dei nani per le rocche di pietra, nove gli uomini mortali. Guarda, sarebbe bene poter raccontare tutto, ma non si riesce. Allora, fermiamoci un attimo, andiamo con la frutta, vai. Ma guarda, qui c'è anche... Questo della frutta era veramente molto molto bello. Ecco. Ormai siamo alla frutta, dicevo, questo gruppo di Vermegliano, dove si tiene anche uno dei carnevali più vecchi. Erano 100 partecipanti. Guarda, la presentazione del tema del gruppo ci diceva semplicemente sinare che una volta c'era un re parapapà che organizzava fiori di banchetti per siore e sioroni. Per i fuletti, guarda, c'erano tutti i personaggi del bosco che raccontavano guarda, piccolina, tu che sei, sei sempre in giro. Guarda, era un carro 100 persone, 100 maschere che seguivano così. Ecco, quelle che ci hanno dato il cellulare. Il finale ha lasciato un po' pensare, non se ne può più, se ormai la frutta ha lasciato un pochettino così.